Assisi, comunità, famiglie di Betlemme. Oggi gustiamo una delle parabole del Vangelo, ce ne sono circa 40 e più, e una delle più note è la parabola del figliol prodigo, stata ribattezzata dalla Chiesa come la parabola del padre misericordioso, ma vi ricordate i due fratelli? Il più piccolo vuole lasciare la sua famiglia, lasciare il padre e andare in un paese lontano. E forse questo titolo, La parabola del figlio prodigo, è perché dei due fratelli tutte le nostre simpatie vanno a quello più piccolo, quello che è scappato, che è andato via. Il figliolo maggiore, legalista, obbediente al padre, in realtà non ci ispira molto simpatia. Invece nel figliol prodigo ci riconosciamo un po' tutti, vogliamo evadere dalla nostra realtà, siamo scontenti, insoddisfatti. Ma perché questa parabola è attuale? Perché rispecchia il clima di una famiglia patriarcale. C'è un padre, per carità, misericordioso, però è anche un padre che tiene i figli un po' stretti, li fa obbedire e a tanti giovani questo non piace. Recentemente a Roma si è tenuta una mega manifestazione contro i femminicidi, per carità, motivata da una giusta ragione. Però tra i vari slogan urlati dalle manifestanti, molte donne, l'organizzazione è stata promossa da un'associazione di femministe e transfemministe. Io ho rinunciato a documentarmi su cosa significa transfemminismo. Ebbene, e queste tante persone se la prendevano contro la cultura patriarcale. Quello che vorrei dire in queste brevi parole è che paradossalmente i danni di aver lasciato una cultura patriarcale millenaria sono poi imputati alla cultura stessa. Sì, e allora leggiamoci, gustiamoci questa parabola, cominciando da questo figliol prodigo che dice al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro, tra i due figli, le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Importante in questi primi versetti il passo che dice andò in un paese lontano e questo mondo è sempre più lontano dal Padre Celeste, da Dio. E questo giovane sperpa il patrimonio, dirà il fratello maggiore, indispettito per l'accoglienza che poi gli riserverà il padre al suo ritorno, dirà: ma questo tuo figlio ha sperperato tutte le sue sostanze, tutte le tue sostanze in prostitute. Ebbene, forse il figlio maggiore aveva un segreto di invidia per le avventure del più piccolo. Fatto sta che a un certo punto interviene in questo paese lontano una carestia. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel luogo una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Ho pensato a questa parabola anni fa, quando è iniziata la pandemia. Beh, tutti rinchiusi, non più partite di calcio, non più svaghi, divertimenti di vario tipo. E mi sono detto: è finita la belle époque, che speriamo che qualcuno rinchiuso in casa ritorni alla preghiera, ritorni a Dio. Invece, ahimè, la lezione si è imparata, nelle famiglie aumentavano i litigi tra le coppie e poi la
incrementare delle offerte dei media e così via. Allora, adesso c'è un'altra emergenza, l'emergenza dei disastri che succedono, le efferatezze che succedono tra compagni e compagni. Oggi non è più marito e moglie, ma oggi si parla di compagni e compagni, tra partner e partner. Ma questo modello di famiglia patriarcale è proprio vero che non andava bene? Per carità, siamo tutti peccatori, questa è la vera lettura della storia del mondo. Siamo tutti peccatori, altro che fratelli tutti, peccatori tutti. E quindi è ovvio che nelle famiglie ci sono sempre stati piatti che volavano tra marito e moglie, però nel tempo c'è stata un aumento dell'astio e della tensione tra uomo e donna, della tensione nell'ambito delle famiglie, che ha portato poi alla disgregazione del tessuto familiare tradizionale. Senza fare tante analisi sociologiche, Vinci, avevo 17 anni, una fortunosa borsa di studio negli Stati Uniti e rimasi sorpreso dall'abitudine di giovani e ragazze di stare insieme, going steady, si diceva, fare coppia fissa, non è matrimonio, ma praticamente si frequentavano, convivevano, coppia fissa, going steady. E io invece venivo da una tradizione in cui mia sorella, quando voleva andare per il corso della città, beh, ovviamente i giovani cercano sempre di incontrare l'altro sesso, mia madre voleva sempre che io l'accompagnassi. Era una cultura in cui si teneva stretta, ma anche c'è un dettame della scrittura, dice: vigila sul corpo delle tue figlie, si tenevano stretti i giovani, sapendo che i giovani sono per natura trasgressivi. E l'attrazione sessuale è una delle più forti, anche più feconde, perché poi, se incanalata bene, porta alla cosa più, all'affare più grande che uno può fare nella propria vita, a produrre un'altra creatura a Dio. Ma questa ottica della vita coniugale normale è stata stravolta da quella che è stata la rivoluzione sessuale, in cui ormai tutti i canoni tradizionali del comportamento giusto, sono saltati. E allora volevo dire questo, va bene, per carità, giusto condannare le violenze a danno delle donne, i femminicidi, per carità, però, ma non sarà che proprio quella cultura patriarcale che viene condannata, stigmatizzata in questi cortei, proprio l'abbandono di questa cultura patriarcale non sia la causa ultima? Beh, ci sono altre cause più profonde che sarebbe bene di vedere, ancora più profonde, però intanto ho pensato a questi poveri partecipanti a queste mega manifestazioni. Non sanno spesso quello che dicono, però urlano. Ma in fondo nostro Signore, la sua crocifissione fu decretata da una piazza bociante che diceva: crocifiggilo, non è più democrazia, è agoracrazia, comando della folla. Più sono i manifestanti, più vengono ascoltati. Non è il numero che necessariamente sostiene una ragione. E il sindaco di turno della città, quando vede tanti manifestanti, scende giù con tanto di fascia tricolore e sposa la loro causa, qualunque essa sia, perché dietro ogni manifestante c'è un voto e sappiamo che la democrazia si basa sui voti. I voti sono importanti. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati a questo punto, che non solo ormai si sono stravolti i canoni che hanno retto per secoli la vita sociale, familiare, ma addirittura adesso si boccia contro la cultura patriarcale. Per chi crede ancora nella parola di Dio eterna, eternamente benefica, voglio leggere un passo che si trova nel Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, guardate bene. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie,
come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti. E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Beh, il marito c'è la parte più difficile perché dovrebbe difendere la moglie fino al sangue. Cristo ha versato il suo sangue per la sua sposa, per la Chiesa. Un altro passo, voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Ecco, questo è l'assetto normale, questa è la normale famiglia patriarcale che Dio ci prescrive. Per il resto vogliamo seguire altre vie, seguiamole, ma poi non ci lamentiamo e non prendiamocela con motivi che non sono quelli. Quali sono i veri motivi di questa deriva ormai sociale? Li potremo vedere in un altro video. Amore e pace.